siamo nello stand del Consorzio Tutela Vini DOC Bosco Liceo, i vini delle sabbie, con Annalisa Barison, che è la vicepresidente del Consorzio, che ci parla un po' dei vini, hanno portato gli associati al Ferrara Food Festival, seconda edizione. Prego. Ecco, la nostra presenza come consorzio anche quest'anno vuole essere un'immagine importante di quello che il consorzio sta facendo per valorizzare i nostri vini, le nostre meraviglie, ecco, di Bacco, che ancora sono un po' inespresse. Siamo qua in diversi produttori, abbiamo giornate interessanti sia come vendita ma anche come masterclass, quindi degustazione a tema. Nel padiglione nel pomeriggio si alterneranno i colleghi dell'Associazione Italiano Sommelier e guideranno delle degustazioni, e lo stesso si farà nel Pala Sima Bio, che è in piazzetta municipale, con dei momenti molto importanti anche con grandi personaggi che arrivano da fuori città proprio per dare valore al nostro cibo e ai nostri. Ma siamo qua proprio per dare voce a quello che è un territorio che ha tante possibilità ancora inespresse e forse poco conosciute proprio dai ferraresi, per cui la volontà è quella di farci far parlare con il nostro vino la nostra grande, diciamo, produzione territoriale. Abbiamo delle novità che avete portato qua come vini a questa seconda edizione? La novità per quanto riguarda l'azienda Corte Beneficio è questo bianco frizzante, che abbiamo avuto l'onore anche di avere premiato con una medaglia d'argento in una manifestazione internazionale, e che è un'espressione di un vino immediato, giovane, fresco, con le basi ampelografiche tipiche del territorio del Bosco Liceo, per cui abbiamo una base di 90% di Trebbiano Romagnolo e un 10% di Sauvignon. Adesso lascio la parola ai colleghi produttori, che anch'essi hanno diverse possibilità da esprimere. Grazie. Prego. Siamo con Gennari Roberto, sempre nel stand del Consorzio Tutela Vini DOC Bosco e Liceo, i vini delle sabbie, e ci presenta le ultime novità sui suoi vini. Prego. Buongiorno, allora la nostra cantina è la cantina verginese, e in questi ultimi anni ci siamo avvicinati alla produzione di un metodo classico. Un metodo classico che facciamo con un taglio di uve Trebbiano di Romagna e Malvasia. E poi abbiamo anche un'altra linea di vini che vinifichiamo al naturale, non da uve biologiche, però una volta raccolta l'uva non viene più fatto assolutamente niente tranne una leggera filtrazione con un filtro carter, e poi vengono imbottigliate presto, e in bottiglia quel po' di zucchero che rimane a volte crea una bollicina, a volte due, a volte rimane fermo. Grazie mille. Prego.